Uno sport che non è considerato un vero sport, ma una disciplina davvero che lascia di stucco a bocca aperta chi l'ammira e soprattutto chi la fa. Forse sono tanti i rischi, ma come dicono loro stessi, i rischi non fanno paura. Parliamo del freerunning, vediamo. Il parkour free running è una disciplina ancora poco nota a quarto, ma molto diffusa in diverse regioni italiane e in numerosi stati del mondo. Sì, allora, il parkour free running è una disciplina molto conosciuta che ha inizio tra gli anni 80 e 90, nei sobborghi francesi. Diciamo che ad averlo inventato come vero e proprio sport non c'è nessuno, perché è uno sport che è sempre esistito, in quanto l'uomo si è sempre adattato alla natura e a ciò che gli pone davanti, sia come ostacolo mentale che come ostacolo fisico, vero e proprio diciamo, dei centri urbani e non. Gli inventori di questa disciplina erano chiamati Yamakasi, un gruppo di 7 ragazzi, tra cui David Bell, che ne fu il fondatore e portò, diciamo, il nome in giro per il mondo, creando così la vera e propria disciplina del parkour. Divisasi poi in free running, grazie al suo amico di squadra, diciamo, Sébastien Foucault, che la portò in giro in altre parti del mondo, anche nei sobborghi londinesi, e poi si è sviluppata a macchia d'olio in tutte le altre zone del mondo. Questa disciplina non dispone di limiti né di età né di sesso né di genere o qualsiasi altra cosa, che in altri sport invece differenzia, diciamo, la persona che pratica questo sport dalle altre. E quindi non necessita neanche di diciamo, protezioni, eccetera, in quanto l'uomo, come abbiamo detto, essendosi sempre adattato in natura, riesce a percepire l'ostacolo che è davanti a sé come un vero e proprio ostacolo e non a porsi dei limiti. Anche l'infortunio nel suo male è un bene, diciamo, per questa disciplina, perché ci insegna come diventare più forti sia mentalmente che fisicamente. Abbiamo avuto molto aiuto dai video di Chain Parkour, che sarebbe Matteo Fortini da Roma, che grazie anche a lui abbiamo conosciuto gli altri membri del gruppo e abbiamo creato insieme a Tony questo gruppo dei Felins Inside. In quali punti di quarto è possibile praticare il parkour freerunning? È possibile praticarla quasi ovunque, ovunque ci sia un ostacolo, un gradino, un muretto, una panchina, pure una sbarra. Si può praticare veramente ovunque. Poi un altro punto di raduno dove andiamo sempre è il centro direzionale, dove si raggruppano tutti i ragazzi di Napoli che praticano questo sport. Avete già partecipato a qualche manifestazione come gruppo? Abbiamo partecipato a un tutorial, a un workshop che ha creato a Napoli, diciamo, su una pagina di Facebook, Matteo Fortini, Chain Parkour di Roma, per tutti i ragazzi d'Italia che volevano, diciamo, unirsi insieme, quindi conoscere di più questa disciplina, imparando da lui, diciamo, che ha più esperienza, le varie tappe quali sono per, diciamo, anche evitare i vari infortuni che possono avere un principiante. E quindi lì ho conosciuto Francesco, che è l'altro membro, e Mauro, e grazie a loro, diciamo, abbiamo cercato di creare questo gruppo, dove poi conoscemmo anche Tony su Facebook, che ci contattò, e grazie a questa idea che abbiamo creato il gruppo nostro dei Felins Inside.